Question Time numero 63, presentato dal Movimento 5 Stelle, oggetto ERA S.p.A. teleriscaldamento, progetto gestione rifiuti a medio e lungo termine. Premesso che ERA Ambiente è proprietaria dell'inceneritore di Forlì, questo comune di Forlì ha approvato negli anni il progetto di teleriscaldamento attraverso le delibere 71 del 2004, numero 50 del 2006, numero 96 del 2010. Considerato che lo sviluppo del teleriscaldamento è fortemente subordinato alla politica degli incentivi denominati certificati verdi, che prevede fra gli impianti incentivati anche quelli di termovalorizzazione dei rifiuti, computati per la parte biodegradabile, e di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. Visto però che la realizzazione di questa costosa infrastruttura, pur avendo permesso all'inceneritore di usufruire dei succitati incentivi statali per entrambi i succitati aspetti legati all'incenerimento e alla cogenerazione, ha contemporaneamente legato il territorio circostante ad una sempre più necessaria ramificazione del teleriscaldamento in un rapporto perverso: per più teleriscaldamento serve più incenerimento. L'ultima frase virgolettata. Rilevato che la prosecuzione di questa politica non è assolutamente in sintonia con le proposte fatte da questa amministrazione per quanto riguarda la raccolta differenziata, in particolare sui due piatti della stessa bilancia si trovano due aspetti totalmente antitetici. Da una parte c'è il Comune che chiede mestamente e vagamente ad ERA il permesso di effettuare il porta a porta in tutta la città, senza la definizione di una data certa di arrivo del progetto, autodenunciando così una totale assenza di programmazione del ciclo dei rifiuti. Dall'altra c'è l'evidente pesante conflitto di interessi di ERA che, proprio perché macchina da soldi, non può essere realmente interessata ad una futura diminuzione, né tantomeno alla dismissione, dell'incenerimento, che metterebbe a rischio il piano economico strutturale che si è voluto creare proprio attraverso il teleriscaldamento. Si interroga il sindaco al fine di avere da questa amministrazione una chiara ed esaustiva risposta alla incoerenza della politica di gestione dei rifiuti, considerando le implicazioni della struttura del teleriscaldamento come impedimento della chiusura dell'inceneritore. Anche in questo caso risponde l'assessore Bellini. Ma buon pomeriggio. Io ringrazio per questa domanda perché mi dà l'opportunità di mettere in evidenza alcune parti del mosaico delle attività che sono state svolte sulla gestione dei rifiuti che forse non sono note, di questo mi dispiace. E intanto ricordo che il progetto di porta a porta è stato approvato da questo Consiglio il 10 gennaio 2011 e prevedeva un piano preciso, non era una richiesta a un gestore ma era un indirizzo politico di una città, e questo è ancora vigente. Secondo punto, che mi pare quello più rilevante rispetto alla interrogazione, è quello del conflitto fra il teleriscaldamento e la gestione della cosiddetta società post incenerimento, come io stesso l'ho definita. Questo è un conflitto di cui noi ci siamo accorti subito, non oggi, ce ne siamo accorti appena abbiamo iniziato ad amministrare questa città e abbiamo di conseguenza assunto degli atti, e spiace che non siano noti, e ringrazio per avere l'opportunità di presentarli adesso. In particolare nella giunta comunale del 7 aprile 2011 noi abbiamo approvato una revisione del progetto di teleriscaldamento che prevede un'operazione molto semplice. Vi leggo l'estratto di quella che è stata la risposta di ERA Ambiente alle nostre richieste, che prevede di costruire la rete di teleriscaldamento della città da attivare mediante
centrali autonome di produzione calore, realizzando delle isole di teleriscaldamento. Traduco per chi, diciamo, non riesce a comprendere cosa stiamo dicendo tecnicamente. Noi ci siamo trovati un progetto che prevedeva un unico anello di teleriscaldamento in cui la stazione centrale di calore era l'inceneritore. Siccome anch'io penso, come è stato detto, che sia contraddittorio gestire il riscaldamento su una fonte di calore che si prevede di spegnere, la prima cosa che ho chiesto, e ripeto, questi sono atti verbalizzati dall'amministrazione precedente nel 2011, è stata di modificare questo progetto e di realizzare delle isole separate con produzioni separate di calore, che non fossero l'inceneritore. Questo è già stato realizzato ed è il progetto che è in corso adesso. Poi aggiungo, noi abbiamo realizzato un campo solare il quale produce energia termica attraverso il sole, e quel campo solare è utilizzato come elemento di sostituzione dell'inceneritore nei mesi estivi. Quindi trovo abbastanza sorprendente che venga detto che ci sono delle incoerenze sulla politica di questa amministrazione. Io credo invece che sia chiaro un disegno importante di un percorso che porta verso il post incenerimento, e il teleriscaldamento è un tassello importante di questo percorso. Grazie assessore. Consigliere Benini, prego. Sì, la risposta è esaustiva, però ci sono degli interrogativi aperti. Questi interventi del campo solare che in sostituzione dell'incenerimento è già attivo o sarà attivato? Perché a me non risulta che sia attivo. È giusto che poi sia uno degli elementi che faranno poi da sostituzione all'incenerimento. Va bene, questo è un buon punto. Per quanto invece riguarda l'incoerenza, leggendo le carte è ovvio che l'incoerenza comunque rimane, persiste, anche perché poi l'inceneritore in realtà non verrà spento. Siamo tutti qua stati a protestare contro l'articolo 35, voglio dire, quindi alla fine non è che dico qualcosa di segreto, cioè lo Sblocca Italia gli inceneritori non li spegnerà, anzi il nostro andrà a 180.000 tonnellate, quello che è, se come ho potuto vedere non verrà fermato. Per cui a livello politico c'è un'incoerenza enorme fra il voler ottenere qualcosa e il poterlo realizzare. Questo è il dato politico che noi abbiamo analizzato. A livello locale siamo contenti e appoggeremo tutte quelle iniziative che diciamo andranno in quella direzione, però concretamente date di scadenza per il porta a porta ancora doveva essere concluso nella passata legislatura, non è stato concluso, per cui al di là di questo possiamo attendere ancora tanti anni, anche perché il porta a porta fine a se stesso non ha una grandissima valenza. Il porta a porta deve essere accompagnato da cambiamento strutturale, bisogna creare un comparto del riciclaggio locale per evitare che poi ci siano trasporti chissà dove del materiale riciclato, cioè voglio dire è un tendere a e un pianificare le cose, una pianificazione che a noi sembra non ci sia o comunque sia fumosa in un certo senso. Poi questo è un dato politico nostro, poi magari ci possiamo anche sbagliare. Grazie consigliere.